Avevo un po' di tempo. Mi sono qualificato per i FUT Champions. Ho vinto la coppa e adesso devo fare 40 partite per vincere un qualcosa? Ma non ho tempo! Non ho tempo! Vabbè. E salve a tutti ragazzi da PierDarkKnight91 e benvenuti in una nuova puntata su FUT 18 per la Road to Division 1. Siamo in divisione 6, abbiamo ricevuto la prima sconfitta, abbiamo vinto 4 titoli, il nostro storico è 21-5-1. Abbiamo quasi 80.000 crediti, ci servono altre 7-8.000 crediti per acquistare un difensore decente, ovvero Chiellini. Quindi, oggi altre 3 partite e vediamo di arrivare in divisione 5. Mamma mia, ragazzi, la squadra non ha intesa 100%, ma la valutazione è 84. Match iniziato. Aiuto, questa ha già messo start, questa già mi vuole mettere già pausa. Che cacchio è? Perché? Per quale motivo? No. No. Ma è ingiocabile. È ingiocabile. Partita annullata. Riusciremo a giocare una partita in modo semplice, senza lag e senza quittatori matti? Lo scopriremo presto. Abbiamo trovato un avversario italiano che ha pure Koulibaly, che ci fa il Koulibaly, Icardi, mamma mia, Cuadrado, Insigne, ma... Match iniziato, sbaglia il passaggio, ancora noi, il tocco, subito di prima! Passaggio, attenzione, a Insigne, occhio di Insigne, sbaglia il cross, okay. Oh, bloccala! Ma sto fino... Vai così... Passaggio sulla fascia, molto bene, c'è Cuadrado! 1-0! Va bene, dai, 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 dai! Ok. Passaggio al centro. Anche questo passaggio è buono! Sulle mani di Perin. Bravo Icardi. 2 minuti di recupero. Ce ne possiamo andare. Occhio a Perisic. Perisic cade, si fa male, tutto regolare. Finisce il primo tempo, 1-0 per noi, attenzione perché ragazzi, solo 1-0 e l'avversario non ha mai tirato in porta. Bravo Mandzukic. Tocca Cuadrado. Cuadrado la tocca molto bene! Oh, ma stiamo scherzando? Stiamo scherzando? Perisic. Si gira, il tocco. Guardalo, 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 guardalo! Matuidi! Che giocatore! Che centrocampista! Match concluso! O quasi! Serviva un po' di concentrazione. Attenzione che questo quitta, 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 quiri qui, quitta, 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 quiri qui, quitta, 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 quiri qui, quiri qui, qui, quitta, 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 quiri qui, quitta, 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 quiri qui, qui. No, non quitta. Non quitta. Ha messo Immobile al posto di Skriniar, quindi tutti in attacco. E adesso noi facciamo contropiede. Che questo. Benissimo. Benissimo che gio... No! Ha sbagliato il tiro. Matuidi si propone sempre. Bravissimo Matuidi, signori. Bravissimo Matuidi. Attenzione, subito il tocco. Matuidi! Matuidi! Mamma mia, che centrocampista! Mamma mia, che velocità, è sempre lì. È sempre lì, è sempre lì. Matuidi! Attenzione, ci prova dalla distanza e ha tirato per la prima volta in porta. Mamma mia, bravissimo. Il tocco Cuadrado, ha messo il nostro Cuadrado! Cuadrado! Cosa ha fatto? Cosa ha fatto Cuadrado? Pallone in mezzo, c'è una micro deviazione. Mamma. Benissimo così. Andiamo, bravo Cuadrado! Peccato, eh? Potevamo vincere 4-5-0. Poi testa di Mandzukic, Icardi, la tiene, il passaggio a Cuadrado. Cuadrado va, Cuadrado va, Cuadrado va, se ne va Cuadrado, in mezzo a due, il passaggio, il tiro, la deviazione, il tiro! E finalmente, signori, meritato, meritato, 4-0. Dai, con il 5.
Occhio, proverà un altro tiro dalla distanza, molto probabilmente, ma sbaglia tutto e possiamo ripartire. Subito il tocco, Icardi, se ne va, ancora Icardi ha spazio, ci ha lasciato troppo spazio, signori, troppo spazio. 5-0, muovi la manitta, signori, senza lag, si vince. E bisogna solo cercare di passare in vantaggio, far avanzare il nostro avversario che ha fatto ultraoffensiva e abbiamo fatto 3 gol in contropiede, o quasi. Finisce, 5-0 per noi, 11 punti in divisione 6. Beh, diciamo che è stata equilibrata come partita, come più o meno, 11 più un'altra vittoria, arriviamo a 14, quindi quest'oggi possiamo arrivare già alla promozione. Quindi, prossimo avversario. Per favore, non farmi laggare. Per favore, non una partita con il lag. Per favore, non una partita con il lag. Per favore. Oh no, un napoletano, ho paura. Un napoletano, ho paura. Un napoletano. Ho paura. E vediamo la squadra di questo nostro amico napoletano. Intesa 90, valutazione 83. E ammorata. Oddio. In porta Reina. Non so se è una cosa positiva. Prepariamoci. Cerchiamo di vincere anche questa. Il match è iniziato. Il nostro amico napoletano. Occhio al nostro amico napoletano. Mamma mia, questo è un altro 1 con il possesso di palla, guarda come fa... Oddio, fermatelo, salvatelo, signori, questo qua fa tiki-taka, 4 minuti di tiki-taka. Volevi fare tiki-taka? Bene, adesso ti faccio vedere io. Volevi fare tiki-taka, rigore? No, al centro, subito di prima, ancora questo passaggio. Ehi, no vabbè dai così. Subito a Mandzukic. Ottimo tocco. 1-2. Bellissimo Mandzukic! No, ti prego, Reina. Reina, per favore, fatti i fatti tuoi, È una spina in culo, Attenzione. Eccolo qua. Il primo tiro del nostro avversario e gol. Moronna. Vediamo. Giangino mio, fai il bravo, Giangino mio, fai il bravo. Occhio, Giangino, già quel fallo prima, più questo, era espulsione, però. Dai, Cardi. Vai. Oh, Reina, non hai mai parato in vita tua. Dai. Oh, e che cacchio. E vinciamola adesso. Questo qua non fa niente. Mamma mia, io voglio perdere con un avversario che mi mette sotto, non uno che fa un contropiede e fa un gol. Là mi fa incazzare a me, dai. Vabbè, questo è fallo. Si fischiano. E vai così. Si continua. Quadrado, la mette in mezzo. Colpo di testa. Guarda. Forza. Tutto di prima. Ce ne andiamo sulla fascia, pallone in mezzo! Oddio, ho capito che partita è questa! Finisce il primo tempo, ragazzi! Incredibile! Va bene così, quadrado! E che cacchio! Sì! 2-1! Sempre lui, signori! Mandzukic! Ma non è finita. Vai, bravissimo. L'ha parata Reina. Andiamo a mettere Cancelo a posto di Lichtsteiner. Così con Insigne, voglio vedere cosa fai. Bene. E chiudila. L'abbiamo chiusa, sempre lui, Mandzukic, ragazzi, se trovo Mandzukic if, o comunque quello potenziato, ho trovato l'attaccante perfetto. Non riesci a fare più i contropiedi con Insigne, come mai? C'è un certo Cancelo adesso che ti segue a ruota?
Che peccato, ragazzi, non riesce più a fare i contropiedi. E adesso te lo faccio io, fuori gioco. No, non è fuori gioco. Non è fuori gioco, signori, non è. Ma che culo è? Corner, Perisic, vabbè, non ti ho segnato così, ti segno così, non è quello il problema. 4-1. Mamma, Mandzukic. Signori, mi sono proprio stancato di esultare. Pallone in mezzo. Ha segnato, dai. Dai, non ha segnato in contropiede, ha fatto il cross. Bravo, finalmente. Sei giocato a cuor leggero. Sapete giocare meglio di me. Il problema è che avete paura e fate solo contropiedi, quello è il problema vostro. Dai. Vai così, 1-2, sul secondo pelo. Benissimo, signori. Palo. Vabbè. 5-2, quarto gol di Mandzukic. Vabbè, 5-3, ragazzi, palla a volo, Mileshiro, tiro dalla distanza, Donnarumma non ci arriva, comunque un bel tiro. Questo a cuor leggero gioca meglio, non lo so perché, ma finisce, vabbè. Sono un po' arrabbiato per la mia difesa, perché potevo evitare specialmente il primo gol. Perdavamo 1-0, il primo gol, mamma mia. Il terzo gol potevo pressare di più. E sul secondo, vabbè, un cross ci può stare, dai. Un altro 10 per Mandzukic, il nostro avversario che ha appena preso il quarto gol ha incominciato a tirare. 19 tiri, 15 in porta per noi, oddio. Fermatemi. 14 punti, 3 partite alla fine, possiamo sia essere promossi che vincere il titolo. Ultimo avversario di oggi. Dai ragazzi, prendiamoci questa promozione. Vediamo il prossimo avversario. Oddio. Insigne If. Mertens. Oddio. Tutti i giocatori veloci. Gomez, Insigne, Mertens, Quadrado. Questo è un altro contropiedista. Ci accosta come esterno sinistro. Come terzino. Oddio. Va. Annaggia, attenzione contropiedi. Occhio contro. Mamma mia, le praterie in difesa qua. Guarda qua. Levati dai le balls. Togliti dalle balls. Oddio. Come odio questa gente. Il mio punto debole? Io perdo la divisione 1, 2, 3. Qualsiasi divisione. Se trovo l'avversario che fa i contropiedi. Quindi la maggior parte delle persone. Questo vive di contropiedi, Bella punizione. Ho sbagliato. Dovevo mettere la persona sul palo. Mannaggia a me. Questo qua di contropiedi mi ha fatto un gran bel gol su punizione. Niente, sta partita è persa, Sta partita è persa. Appena perdo il pallone parte in contropiede. Questo è proprio difficilissimo. Guardalo. Che schifo. Che odio. Ragazzi, questo ha perso adesso. Adesso lo sfondo. Questa finisce 6-2, dai. Vuoi fare i contropiedi? Li farò anch'io, stai tranquillo. Dai, prendi la porta. Per non farlo giocare dobbiamo alzare il pressing, ma rischiamo ancora più contropiedi, Questo c'è da dire. Però mi sa che mi conviene continuare a fare anche... Devo risponderlo con i contropiedi, assolutamente. Dai, eccolo qua. Dai. Te l'ho detto, adesso perdi. Ogni volta per rispondere contropiedi devo rispondere con i contropiedi. Così lui è costretto a non rischiare troppo e avanzare troppo. Un altro po' si metteva a bolt in difesa, faceva prima. Madonna Icardi. Se non segna Mandzukic, ha voglia di aspettare Icardi. Un gol ogni 62 anni. Questo qui comunque sta giocando bene perché io soffro con i contropiedi. Vai che hai spazio. Guarda questo qua. La paura, ti stai cacando sotto, Ti stai cacando sotto, Hai visto com'è brutto contrastare i contropiedi? Dai così. Ti piace il contropiede?
Ti piace il contropiede? Suonati sto piffero! Suonami sto piffero! Dai, e mo vinciamola, dai! Questo qua sta incominciando a fare scivolate dietro perché ha paura, mi blocca, ammonizioni, dai! Mamma mia, quello era già ammonito! Mamma mia! Attenzione! Attenzione, c'è spazio e passaggio. Mandzukic, finta di Mandzukic. Nell'area di rigore, la parata. La parata, la parata, la parata, la parata. Mo diventano Superman. Mo diventano Superman. Vai. Benissimo. Ah, chi di contropiede perisce, di contropiede subisce. Rosso. No, è ammonizione, vero. Non è neanche rigore. Non è neanche rigore. Non ci credo. No, ho preso la barriera. Finisce ragazzi, 2-2. Abbiamo regalato 2 punti a questo soggettone che fa i contropiedi. E la stavamo per vincere. Se la vincevamo ragazzi, mamma mia, che cosa gli dicevo. Mamma mia che soggettone. Che soggettone. E ragazzi, io non sopporto chi fa i contropiedi. Li odio proprio le persone che giocano solo di contropiedi. Cioè questa è una formazione per fare solo contropiedi. Un solo punto. Ce ne serve solo uno, quindi possiamo assolutamente riuscire ad arrivare nella prossima divisione. Dai, dimmi che posso acquistare Chiellini. Dai, dimmi che posso acquistare Chiellini. Dimmi che posso acquistare Chiellini. Dammi Chiellini, magari mi fai schiacciare l'H. Mamma mia, tutto lento sto FIFA, è proprio una schifezza. Allora, andiamo a modificare. 86.000 crediti, ce la faccio a prenderlo? 86.000, dai. Dai, 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 dai. Cerca. C'è. C'è. Compra ora a 84.000. Signori, Giorgio Chiellini. Giorgio Chiellini. Invia la rosa attiva. Certo che lo invia la rosa attiva. Certo che lo invia la rosa attiva. Ci mancherebbe. Questo qui lo mettiamo nella lista trasferimenti e il prossimo acquisto sarà Nainggolan, eh? Lo dico subito. O Nainggolan o Alexandro. Anche se Lukaku mi piace troppo. Quindi, signori, Chiellini e Benatia come centrali, ma già avere Chiellini lì. Signori, signori, preparatevi perché qui stiamo potenziando la squadra in una maniera incredibile. Bellissimo, Chiellini 89 di overall, che bello signori, lo so, l'ho acquistato subito, potevo risparmiare, non me ne frega niente, ho preso Chiellini, bene, bene, signori, lasciate tanti bei pollicioni in su perché nella prossima puntata ci sarà Chiellini e quindi in difesa ci muoveremo molto meglio, bacione a tutti!